Ben ritrovati amici di Gilda TV ad una nuova edizione delle news settimanali dal mondo della scuola. Giovedì scorso, con la conferenza stampa della Gilda, si è conclusa, almeno in parte, la vicenda sull'algoritmo utilizzato lo scorso anno dal MIUR per gestire la mobilità. Circa 7.000 sono gli insegnanti che hanno fatto ricorso per ottenere giustizia, mentre dal canto suo il sindacato Gilda è ricorso al TAR per ottenere il contestato algoritmo e svelarne il funzionamento. Da Roma, Rino Di Meio, intervistato dalla rivista scolastica La Tecnica della Scuola. Beh, intanto chiediamo di non sbagliare più, e cioè di far lezione da quello che è successo, perché non si ripeta a partire da quest'anno, non si ripetono gli errori sulla mobilità. Ecco, secondo luogo chiediamo dal Ministero un gesto riparatorio per le vittime, e cioè chi è stato danneggiato da questo algoritmo deve essere messo in condizione di poter avere quello che gli spettava, ci pare proprio il minimo. La Ministra dell'Istruzione, Valeria Fedeli, annuncia di voler rivoluzionare il sistema scolastico italiano con l'apertura delle scuole durante il periodo estivo. Non sono mancate le polemiche da parte dei sindacati, i quali replicano che la scuola italiana non ha una funzione assistenziale, ma formativa per gli studenti. Affermazione ribadita anche dall'Associazione Italiana Genitori, che dichiara di non voler vedere trasformata la scuola in un parcheggio. Si è tenuto il 14 giugno scorso il primo incontro tra la ministra Fedeli e le organizzazioni sindacali per dare avvio alle trattative per il rinnovo del contratto oramai fermo per i docenti da ben 8 anni, previsti aumenti di circa 48 euro netti. Rino Di Meio, coordinatore della Gilda, ritiene irrisoria tale cifra, anche in considerazione del fatto che gli stipendi della categoria sono tra i più bassi di tutto il pubblico impiego. Ribadisce ancora che non devono essere toccati gli scatti di anzianità e che le risorse devono essere recuperate dagli sprechi della legge 107 per il bonus premiale. Dal 1 settembre 2017 importanti novità in merito alle regole INPS sulle visite fiscali previste dalla riforma Madia. Cambiamenti in diversi settori. Reperibilità in caso di malattia dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 17 alle 19. In caso di mancata reperibilità, sanzioni che prevedono la riduzione del 100% dello stipendio per i primi 10 giorni di malattia e del 50% per i giorni a seguire. Infine, le richieste di permesso relative alla legge 104 dovranno venire con molto anticipo, ma il cambiamento che ha destato più scalpore e polemica è quello relativo alla previsione di un tetto massimo di assenze per malattia anche in caso di gravi patologie. Dopo l'intervento del vice direttore della Tecnica della Scuola nelle news del 12 scorso sulle nuove norme disciplinari previste dal recente decreto Madia, ci sono pervenute richieste di chiarimento in merito. Il punto di Reginaldo Palermo. Se ne sta parlando poco, ma dal prossimo anno scolastico il decreto legislativo 75, uno dei due decreti Madia pubblicati pochi giorni fa nella Gazzetta Ufficiale, potrebbe avere conseguenze importanti nella scuola. Il decreto modifica infatti non poco la filosofia complessiva del procedimento disciplinare, con una diminuzione delle garanzie per i dipendenti. Restano fermi i due termini principali dell'azione disciplinare, ossia la contestazione degli addebiti e la irrogazione delle sanzioni, 20 giorni dalla data in cui è stato commesso il fatto per gli addebiti, 60 giorni dalla data degli addebiti per la sanzione, ma cambia un principio di base che finora ha regolato i procedimenti. Il mancato rispetto dei termini ha sempre comportato infatti la decadenza dell'azione disciplinare. D'ora in poi invece una contestazione o una sanzione in ritardo non comporteranno di per sé la nullità dell'intero procedimento, anche se determinano comunque una responsabilità disciplinare a carico del dirigente scolastico. Dirigente scolastico che, con l'entrata in vigore del decreto Madia, manterrà la possibilità di sospendere fino a 10 giorni i dipendenti. Facoltà che negli ultimi anni era stata messa in discussione da diversi giudici del lavoro di tutta Italia. Ma perché queste modifiche? La spiegazione sta nel fatto che in questi anni il contenzioso in materia disciplinare è cresciuto a misura, soprattutto perché con il decreto Brunetta del 2009 era stato ampliato di molto il campo di intervento dei dirigenti scolastici che, poco abituati a gestire la materia, non sempre sono riusciti ad attivare i procedimenti con la dovuta precisione.
trasmesso a USR il decreto relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo. La presentazione delle domande è prevista dal 20 giugno all'8 luglio 2017, esclusivamente attraverso la piattaforma Istanze Online. L'aggiornamento di tali graduatorie sarà valido per il prossimo triennio scolastico. Si allarga la protesta iniziata dai deputati del Movimento 5 Stelle contro i vaccini obbligatori. Dalla provincia di Bolzano il governatore Zaia fa ricorso impugnando il provvedimento per lesione dell'autonomia regionale. La provincia ha infatti approvato una mozione contro l'obbligatorietà del provvedimento del governo, anche sulla spinta di numerosi genitori Novax che volevano spostare i loro figli negli asili dell'Austria. Difficile e contraddittoria la situazione delle prossime assegnazioni provvisorie. La ministra Fedeli, per garantire la continuità didattica, ha affermato, in un incontro con i sindacati, di non voler concedere la deroga al vincolo triennale previsto dalla legge. Contrastanti le voci dei docenti, c'è chi chiede e spera di riavvicinarsi alle famiglie e chi invece, come i situati in GAE, appoggia il ministro perché teme la riduzione dei posti per le supplenze. Il MIUR ha sottoposto alle organizzazioni sindacali la bozza relativa all'avvio delle rilevazioni per l'osservatorio Scuola Digitale a carico del personale amministrativo e dei docenti innovatori. Il monitoraggio, che dovrà concludersi entro il 20 luglio, prevede investimenti in materia di edilizia scolastica, gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale. La Federazione Gilda ha fatto notare l'inopportunità della rilevazione in questo periodo dell'anno, che per le istituzioni scolastiche è già molto impegnativo, e chiede di spostarla a dopo il 15 settembre. Per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alle prossime news e vi ricordiamo che potete rivedere i nostri servizi su gildatv.it. Arrivederci da Giuseppina Gagliardo.